Bisceglie è una delle squadre che negli ultimi due anni, secondo me, esprime una delle migliori pallacanestre del girone. Quindi non sarà una partita per nulla facile. Noi dobbiamo recuperare, cercare di avere un trend più positivo, cioè più lungo possibile, e ripeto, dobbiamo cercare di vincere in casa, perché questo campionato si vince in casa. Se vogliamo arrivare in quelle posizioni che comunque all'inizio dell'anno erano le posizioni alle quali ambivamo, è normale che questo sarà un passaggio importante per noi, per cercare di chiudere il girone d'andata con 16 punti, che per noi vuol dire comunque affrontare il girone di ritorno con maggiore consapevolezza e con la possibilità di inserire al meglio i due acquisti che abbiamo fatto. Abbiamo preso due giocatori solidi. Daniele Sandri è un giocatore che ci dà maggiore solidità difensiva, maggiore fisicità, che è una cosa che a noi mancava tanto, maggiore presenza, esperienza. Poi vedremo anche cosa farà Andrea. Andrea è arrivato qui, Traini è arrivato qui con 6 mesi di inattività, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza nei suoi confronti, però sono convinto che riuscirà a darci tanta qualità. Sono due giocatori che alla fine abbiamo avuto la società, il direttore sportivo, ha avuto la capacità di prendere al volo le occasioni in un mercato povero dove non si muove nulla. Noi siamo riusciti a prendere comunque due giocatori di grande qualità. Questo, ti ripeto, le condizioni dei giocatori andranno migliorando di partita in partita. È come se avessimo un po' resettato tutto quello che abbiamo fatto all'inizio e stiamo ripartendo per riaffrontare questa seconda parte di campionato con un piglio diverso, con una squadra secondo me più equilibrata e con una prospettiva di fare decisamente meglio.